Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutte e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà, Mamma Santa. Tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa la volontà di Dio come essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Dal Libro di Cielo, volume 1, capitoli 65 e 66. Ora, ritornando Gesù, gli dicevo: Caro mio diletto, dammi il dolore dei miei peccati. Così i miei peccati, consumati dal dolore, dal pentimento ad averti offeso, possono essere cancellati dall'anima mia ed anche dalla vostra memoria. Sì, tanto dolore datemi, per quanto ho ardito di offendervi. Anzi, fate che il dolore superi questo, così potrò stringermi più intimamente con voi. Ricordo che una volta, mentre stavo ciò dicendo, il mio sempre benigno Gesù mi disse: Già che tanto ti dispiace di avermi offeso, voglio io stesso disporti a farti sentire il dolore dei tuoi peccati, così vedi quanto è brutto il peccato e che acerbo dolore soffrì il mio cuore. Perciò di' insieme con me: Se passo il mare, nel mare tu sei, eppure non ti vedo. Calpesto la terra, stai sotto i miei piedi, peccai. E poi Gesù sottovoce soggiunse, quasi piangendo: Eppur ti amai, e nello stesso tempo ti conservai. Mentre ciò Gesù diceva,
Ed io insieme con lui fui sorpresa da tale dolore delle offese fatte che caddi i bocconi a terra e Gesù mi scomparve. Poche sono le parole, ma io capii tante cose che è impossibile dire tutto ciò che io compresi. Nelle prime parole compresi l'immensità, la grandezza, la presenza di Dio in ogni cosa presente, senza che può sfuggire da Lui neppure l'ombra del nostro pensiero. Compresi pure il mio nulla a confronto di una maestà così grande e santa. Nella parola peccai comprendevo la bruttezza del peccato, la malizia, l'ardire che io avevo avuto nell'offenderlo. Ora, mentre l'anima mia stava considerando questo, nel sentire dire da Gesù Cristo eppure ti amai e nello stesso tempo ti conservai, fu preso da tale dolore il mio cuore che mi sentivo morire. Perché comprendevo l'amore immenso che il Signore mi portava nell'atto stesso che io cercavo di offenderlo e anche di ucciderlo. Ah, Signore, quanto sei stato buono con me, ed io sempre ingrato e così cattivo ancora. Ricordo che c'era un'alternazione. Ora gli chiedevo il dolore dei miei peccati ed ora la crocifissione. Ogni qualvolta si benignava di venire. Ed anche altre cose. Come una mattina, mentre mi trovavo nelle solite mie sofferenze, il mio caro Gesù mi trasportò fuori di me stesso e mi fece vedere un uomo che era ucciso a colpi di rivoltella e che allora aspirava ed andava all'inferno. Oh, quanta pena faceva Gesù la perdita di quell'anima! Se tutto il mondo sapesse quanto soffre Gesù la perdita delle anime, non dico per loro, ma almeno per risparmiare quella pena al nostro Signore, userebbero tutti i mezzi possibili per non andare perduti eternamente. Ora, mentre insieme con Gesù mi trovavo in mezzo alle pallottole, Gesù si avvicinò le sue labbra alle mie orecchie e mi disse: Figlia mia, vuoi tu offrirti vittima per la salvezza di quest'anima e prendere sopra di te le pene che merita lui per i suoi gravissimi peccati? Ed io risposi: Signore, sono pronto a tutto, a patto però che lo salvate e gli restituite la vita. Chi può dire le sofferenze che vedevano? Furono tali e tante che io stessa non so come mi lasciò la vita. Ora, mentre mi trovavo in questo stato di sofferenze da più di un'ora, venne il mio confessore per chiamarmi all'ubbidienza e, trovandomi molto sofferente, stentatamente potevo ubbidire. Perciò mi domandò la ragione di tale stato. Io gli dissi il fatto come l'ho descritto sopra, dicendogli il punto del paese dove mi pareva che fosse successo. Il confessore mi disse che era vero il fatto, ma che lo portavano per morto. Ma poi si seppe che stava malissimo, ma poco a poco si ristabilì e vive ancora. Sia sempre benedetto il Signore. Questi due stupendi passi ci fanno comprendere l'orrore che il peccato è, e che qui Luisa comprende meglio per esperienza soprannaturale, perché tutte le volte che il cielo si degna di far compiere un'esperienza soprannaturale con quelle cose che noi sappiamo dalla fede e che dovrebbero essere, proprio perché sapute dalla fede, assolutamente granitiche nella nostra anima, pur essendo, come insegna San Tommaso d'Aquino, inevidenti, del tutto inevidenti. Quindi la fede è una cosa meravigliosa perché è una conoscenza oscura e ci consente di investire su ciò che sembra del tutto opinabile all'apparenza, solo perché la forza e l'autorità di Dio ci ha detto che così è. Le esperienze soprannaturali, come tante volte abbiamo meditato, non fanno altro che portarci dentro queste realtà e farcele vivere, interiorizzare in una maniera tale da diventare, come dire, intoglibili dalla nostra anima, parte di noi stessi. Però dobbiamo sempre ricordare, e questo lo dicono tutti i maestri di spirito, che più grande è il merito di chi crede fermissimamente queste cose senza aver avuto queste splendide esperienze.
che comunque ha avuto lui si è avuto quella classica esperienza di una contrizione assolutamente perfetta perché mossa dalla carità e appunto infusa soprannaturalmente da Dio stesso. E per quanto ci è dato di comprendere e di sapere, Luisa non rientra, e ce ne sono state nel corso della storia della Chiesa, tra quelle anime che hanno vissuto disordinatamente in maniera seria per una parte della loro vita. Per cui il dolore dei peccati che sente ci si può azzardare a pensare, ecco, a meno che non ignoriamo qualcosa, che si tratti di dolore per i peccati veniali. E quindi questo ci fa comprendere molto. Ora non c'è vita nella divina volontà, ce la possiamo completamente scordare. Se non c'è, ma proprio un odio assoluto, ecco, nei confronti di tutto ciò che è peccato, fosse peccato grave o fosse peccato lieve. E questo lo si dimostra appena si apprende con certezza che una cosa è peccato, la morte, piuttosto che compierla ad occhi aperti. Questo è cammino solidissimo, ecco, di vita nella divina volontà. E se questo non c'è, è mia tra l'altro fermissimissima convinzione, vedrò se negli scritti di Luisa si trova, ma penso di sì, che per entrare nel regno della divina volontà non basta l'odio assoluto al peccato mortale e veniale che sia, ci vuole anche che la minima imperfezione conosciuta. Sappiamo che le imperfezioni non offendono direttamente Dio, ma sono comunque delle cose che rendono meno bella la nostra anima, sono delle mancanze alle virtù e a volte sono molto brutte a vedersi, anche se non c'è formalmente l'offesa di Dio. Tutte queste cose devono scomparire, tutte. E dobbiamo sempre chiedere con Luisa al Signore, che ci dia la grazia di un pentimento perfetto dei nostri peccati, anche se siamo stati per sua grazia preservati da grandi capitomboli. Ricordiamo sempre che San Francesco ricevette le stigmate proprio quando sul Monte della Verna stava vivendo questo momento forte, no, di purificazione. Piangeva e pregava notte e giorno il Signore di perdonare i peccati della sua giovinezza e temeva, ecco, di essere sgradito al Signore e che fosse inutile tutto quello che aveva fatto proprio per queste cose di cui si sentiva responsabile. E pregava e pregava e pregava e piangeva e piangeva e piangeva e combatteva. Fu in quel periodo che fece l'esperienza terrificante, insomma, una delle due volte che accadde nella sua vita, della tentazione impura che combatté in maniera eroica, rotolandosi nudo nella neve per spegnere i fuochi delle passioni. E in quel contesto ricevette anche lui la stigmatizzazione dal serafino che gli apparve. E fu in quel contesto che pronunciò quelle splendide parole Deus mihi dixit. Lui che pensava di aver perso tempo a causa dei suoi molti peccati, di aver fatto una cosa che Dio non gradiva o di sua volontà, ebbe la ratifica dal cielo, fu reso perfettamente conforme a Gesù crocifisso. Non esiste grazia, io credo personalmente, più grande di questa sul pianeta Terra. Avere i gioielli, i rubini, impressi nella propria carne delle piaghe di Gesù. Non fa niente che tutti coloro che dicono di averle avuti raccontano che i dolori sono atroci, ma sono dolori che
come anche Luisa tante volte ci ha già raccontato, mi stia contento, perché sono dolori salvifici e sofferti nella divina volontà. Nella parola peccare comprendevo la bruttezza del peccato. Proviamo a guardarla, il mostro che è. Noi siamo tutti così brutti, così a volte non amabili, antipatici, ecco, fastidiosi, di tedio anche a noi stessi spesso e volentieri, solo per un motivo. Non ci sono altri motivi. È la bruttezza del peccato. Peccato potremmo chiamarlo il creatore di mostri in continuazione. E quanto più purtroppo un uomo, ecco, si brutisce nel peccato. Ricordo un'ora della passione, forse una di quelle in cui Gesù stava in croce, che dice che gli uomini talmente folli aggiungono peccato su peccato e giungono quasi a non poter vivere senza peccare. Follemente, continuamente, costantemente. Diventando di una mostruosità tale che fa letteralmente orrore. E anticipando, o meglio riproducendo, qui sulla terra, quella mostra di tutti gli orrori dell'universo che si trova nell'inferno. Noi sappiamo che Gesù e Maria, oltre che essere santissimi, erano anche bellissimi, interiormente, ma anche esteriormente. Perché la santità produce bellezza, ordine, misura, splendore. Oltre che pace, gioia. Il peccato è l'orrore, la malizia del peccato, brutta, l'ardire che io avevo avuto nell'offenderlo. È bene pensare in questo momento della meditazione, in un attimo, in un volo d'angelo, ai nostri peccati, agli orrori, a quanto dolore abbiamo dato al cuore di Gesù. Non c'è niente che faccia soffrire il cuore di Gesù e di Maria quanto vedere un minimo peccato. Nulla. E sentiamoci dire da Gesù, eppur ti amai, e nello stesso tempo ti conservai. Chi di noi può aver avuto l'esperienza di aver vissuto in un periodo della propria vita nel peccato grave, non importa se oggettivo o soggettivo, ricordi queste parole. Gesù aspetta, amando, e ci attende al momento della conversione. La vicenda di questo misterioso uomo, poi, che questo delinquente probabilmente, uno che doveva essere ucciso a colpi di rivoltella e andare all'inferno. Presumibilmente un delinquente delinquente, quindi uno che nella vita ne ha fatte veramente di tante e di gravi. Preservare dall'inferno un'anima del genere costa. Figlia mia, vuoi tu offrirti vittima per la salvezza di quest'anima e prendere sopra di te le pene che lui merita per i suoi gravissimi peccati? Qui comprendiamo, figlioli miei cari, che le anime non si salvano a chiacchiere.
Le nostre prediche spesso non vogliono essere ascoltate, perché non ci sono le condizioni interiori per poterle ascoltare. La preghiera è molto importante per la salvezza delle anime, ed è già molto più efficace di una predica che, mancando le circostanze, sarebbe soltanto dare cose sante a cani e pelle a porci. Ma, più di tutti, penetra nel cuore di Dio la sofferenza, la penitenza espiatrice, l'offerta. C'è bisogno di qualcuno che paghi per loro, come un novello Gesù. Allora noi qui dobbiamo fare attenzione, no? Dobbiamo fare attenzione per comprendere questa cosa, perché qui io già sento sorgere le obiezioni degli pseudodottori del Cavillo, che Gesù li chiamava attraverso la voce di una sua sposa. Dice: ma come? Non è Gesù che ha già pagato tutte quante le nostre pene? Non è Lui il nostro Salvatore? Che bisogno c'è di questo? E poi Dio è misericordioso, cosa servono queste cose? Allora sì, Gesù ha pagato tutto per noi. E la grazia che riceve un peccatore che ha offeso Dio gli può essere ridonata solo e solo per questo, perché Gesù è morto in croce per lui e la Madonna è stata corredentrice con lui. Se questo non ci fosse stato, il cielo non si sarebbe aperto e la grazia non sarebbe potuta scendere sulla terra. Non c'erano sacrifici, non c'erano pene, neanche se uno fosse stato tutta la vita chiuso in un monastero, ecco, se fosse possibile mangiare, per una vita intera senza mangiare, e infliggendosi più aspri tormenti, non ci sarebbe stata nessuna possibilità. Quindi, ecco l'opera della redenzione. Sappiamo da Santa Madre Chiesa, però, ecco, quando una persona pecca dopo il battesimo, gli infiniti meriti di Gesù e di Maria, in ordine all'acquisto delle grazie, alla santificazione, alla glorificazione e all'espiazione dei peccati, non si comunicano, perché non sarebbe giusto, in forma piena al penitente. Deve supplire lui. E quando c'è un impenitente, come in questo caso, c'è bisogno di chi supplisca bene. Poi c'è anche un altro motivo per cui bisogna soffrire. Gesù la grazia ce l'ha acquistata. Si dice in teologia che un conto è la redenzione, che è stato l'acquisto della grazia. Un conto è l'opera di salvezza concreta, cioè la conversione delle anime, che attiene a ciò che si chiama tecnicamente la distribuzione della grazia, cioè la grazia che Gesù ha acquistato insieme con la Madonna sul Calvario, deve raggiungere gli uomini di ogni luogo e di ogni tempo. Ecco, perché arrivi qui ed ora su un peccatore che neanche fa una preghiera, Gesù chiede la cooperazione di una persona che si offra vittima come lui, non per acquistare la grazia, questo non potrebbe farlo un essere umano, ma per farla arrivare in quel cuore duro, sì, offrendosi come un nuovo crocifisso, ecco, di pagare alcuni debiti da lui contratti con la divina giustizia per la sua salvezza. È chiaro che questa cosa, nessuno deve mai fare una cosa di questo genere a cuor leggero, quindi fare le offerte come vittime non è cosa che si improvvisa, non è cosa che si fa precipitosamente, perché si offende enormemente il nostro Signore. Questa è una cosa molto molto seria. Ecco. Però nel nostro piccolo comprendiamo perché la Madonna, dovunque appare, chiede preghiere e sacrifici per i peccatori, perché la gente va all'inferno, perché non c'è chi prega e si sacrifichi per loro.
Sì, Dio è misericordia, figlioli miei cari, e lo dobbiamo sempre ricordare, ma Dio è anche giustizia. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui, dice il profeta Isaia nel quarto canto del servo del Signore, e dalle sue piaghe siamo stati guariti. Quindi la Chiesa insegna che i peccati commessi lasciano delle macchie nell'anima che devono essere purificate. E contraggono delle pene nei confronti della divina giustizia che vanno espiate. Questo ci piaccia o non ci piaccia, è patrimonio di fede divina e cattolica. Ecco, chiunque questo lo ignora si discosta dalla fede divina e cattolica, ecco, e comincia ad insegnare cose sue, contravvenendo a quanto Gesù diceva, ecco, proprio nel Vangelo, che quando cade questa meditazione è stato letto nella liturgia di ieri, domenica, 31esima del tempo ordinario, anno A. Non fatevi chiamare maestri, perché uno solo è il vostro maestro, il Cristo. Questa frase significa che nessuno deve azzardarsi a dire mezza cosa che non sia conforme a ciò che Gesù ha detto personalmente attraverso il Vangelo o mediatamente attraverso il magistero autentico della Chiesa. Ecco. E chiunque si distacchi da questo non è, non può essere considerato, non deve essere chiamato maestro. Perché noi siamo maestri solo in relazione all'unico maestro, dinanzi a cui siamo tutti scolari. E come diceva San Giovanni Paolo II, la prima e la più perfetta scolare e discepola di Gesù era la Divina Maria, che tutto ha imparato da lui. Ecco. Forse non abbiamo la forza e non abbiamo neanche la grazia, e forse il Signore non ce lo chiede di offrirci vittime, ma di comprendere l'importanza di queste cose, quindi nella vita della Divina Volontà, uno, l'orrore al peccato che non deve neanche lontanamente sfiorarci, non soltanto come dono supremo, perché nella Divina Volontà se si riceve quel dono il peccato non c'entra proprio più, d'accordo? Non può essere peccato dove c'è la volontà divina. Ecco, noi dobbiamo anticipare questo dono che forse il Signore vorrà donarci, che non lo possiamo sapere, con il nostro sforzo ascetico, che deriva da ciò che già sappiamo per la fede. Il peccato non può e non deve essere mai e per nessun motivo commesso, neanche una bugia di scusa o di scherzo, mai. Ecco, perché bisogna sempre trovare un altro sistema per, in questo caso, insomma, tutelare il dovere di dire la verità con l'impossibilità e l'inopportunità di dire tutto, oppure le esigenze, insomma, di una vita, come dire, concorde, fraterna, giovevole, ecco, che non c'è bisogno di ricorrere alle bugie dette per scherzo per allietare il tempo o far fare un sorriso a qualcuno. Orrore del peccato e spirito di immolazione, spirito di offerta ordinaria. Ripeto, non forse quelle sofferenze atroci, ma quel poco che possiamo presentare ogni giorno al Signore per mezzo del cuore immacolato di Maria, perché lo usi per convertire i peccatori, questo dobbiamo farlo. Se vogliamo fare ciò che Dio è gradito, entrare nel regno della Divina Volontà.
O mia Divina Maria, la tutta pura, la tutta santa, la Panagia, l'unica che è rimasta inviolata, l'unica che non sa cosa sia il peccato per esperienza personale. Lo sa e lo sa molto bene, per conoscenza di fede soprannaturale. Ma lacrime per te, Gesù, non ne ha versate. Le ha versate soltanto al pensiero di doverti dare tanti dolori, dico Redentrice, e nel vederti soffrire come era necessario per la nostra salvezza. E di questo te ne ringraziamo. Tu sei sempre la nostra maestra e conducici non soltanto a chiudere con ogni forma di peccato volontario, mortale o veniale che sia, ma anche a tendere alla sincera perfezione, anche grande perfezione, facendo appunto attenzione ad ogni minima imperfezione volontaria, che non deve esserci. Tu che fai, mi hai chiesto preghiera e penitenza per la conversione dei peccatori. In considerazione del fatto che le anime vanno all'inferno perché non c'è chi prega e si sacrifica per loro, facci comprendere il valore e l'importanza che tutto questo ha agli occhi di Dio e nei limiti in cui, con la nostra crescita interiore, la nostra maturità spirituale ci consente di viverlo, dacci la costanza e la perseveranza per poterlo offrire al Signore, in modo tale che con te convertiremo tanti peccatori che conosceremo in cielo, ti asciugheremo tante lacrime e tante ne asciugheremo al tuo Figlio Gesù. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vi benedico. Per aiutarvi, vi benedico per difendervi, vi benedico per perdonarvi, vi benedico per liberarvi da ogni male, vi benedico per consolarvi, vi benedico per farvi santi. Vi benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.